Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video sui profumi dupe, i miei profumi dupe preferiti che possiedo in collezione. Quanti tutti ho l'originale, anzi, però magari l'ho sentita in giro, l'ho sentita da qualche altra persona, oppure ne ho sentito parlare così tanto bene che mi fido un po' di quello che dice la gente anche. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito. I profumi che ho selezionato sono 11. Ce ne sono un po' di Divine, un po' di Zara, ve ne ho parlato praticamente di tutti, però questo è un video che li riassume in generale. Partiamo subito da un profumo di LPDO, io amo questo profumo, ed è Mystic Love, il dupe dell'Instant Crush di Mancera. Questo è un profumo che ha un sacco di note, che un po' ricorda vagamente anche il Baccarat Rouge, però io questo lo trovo un pochettino più dolce, molto sensuale, molto misterioso, come dice il nome. È molto particolare. Io vi consiglio di provare questo qua di LPDO. È molto buono. Non ha una durata eccelsa, secondo me. Però costa pochissimo e vi assicuro che vi faranno tanti complimenti, perché è un profumo veramente buono. Cioè, mi piace tantissimo. Quindi lui è il primo dupe. Chiamo. Poi andiamo avanti con, ovviamente, raga, il numero di 750 di Eau Parfum. Questo profumo si ispira a Bianco Latte dei Giardini di Toscana, che io ho sentito perché una mia amica ce l'aveva e quindi l'ho sentito, e vi posso dire che è veramente praticamente uguale. Appena lo spruzzate sa un po' di alcol, ma poi evapora. E rimane questo caramello, questo latte, questa vaniglia, super dolci, è super gourmand. A me piace tantissimo, lo trovo un piacione, cioè proprio questo profumo non può non piacere, soprattutto al genere maschile. E ho provato anche, ieri ero al Tigotà e c'era quello di Enrico Coveri, che ho visto che qualche mese fa era andato virale per essere il dupe di Bianco Latte. Secondo me è qualcosa, cioè è un po' differente rispetto a Bianco Latte, rispetto a questo qui. Comunque è molto buono, ma io vi dico che come dupe, secondo me è buonissimo questo qua, sia come profumazione sia come persistenza e durata, perché è veramente, veramente duraturo, molto di più anche rispetto a quello di LPDO, che io ho il campioncino. Questo mi piace tantissimo, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono curiosa di provare anche il Divine. Se voi avete provato il Divine, fatemi sapere. Questo è fantastico, cioè veramente non si toglie più dalla pelle. Poi, di lui, un po' di persone mi hanno chiesto, sto prendendo l'originale e quindi finalmente ve ne parlo, perché l'ho provato per un po', come potete vedere, ed è un profumo del marchio Shobi. Questo profumo, questo marchio è greco. Questi profumi costano pochissimo, calcolate che il 30 ml costa 9 euro, quindi veramente poco. L'unica cosa che costa un po' è la spedizione, perché anche quella è sui 9 euro. Quindi mi consiglio, se riuscite a comprare magari i profumi che vi piacciono con altre persone, è un affare, perché hanno un sacco di dupe, ma di veramente tanti profumi, e alcuni non ce li hanno solo loro, non li ho mai sentiti. Per esempio il Vanilla 28 di Cagliari, perché questo profumo si ispira al Vanilla 28 di Cagliari. Cioè, quando ho comprato questo, cioè quando cercavo il dupe, non esiste, nessuno faceva il dupe del Vanilla 28 di Cagliari, tranne Shobi. Ora l'ha fatto anche Divine e sono molto curiosa di provarlo. Però stavo aspettando un attimo che magari uscissero altre nuove fragranze prima di prenderlo, per non prendere solo quella. Però sono molto curiosa, perché il Vanilla 28 di Cagliari è il mio profumo preferito in assoluto. È una vaniglia speziata, piccante, super autunnale, perché secondo me è molto autunnale come profumo, ma io l'ho usato un po' anche tutta estate. Dolce, sexy, cioè è pazzesca. Pazzesca, io amo questo profumo tanto, probabilmente il profumo che uso di più in assoluto, e quindi volevo anche provare un dupe. Raga, è molto 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 simile. L'ho provato anche per un po', perché è l'unico profumo che mi sono portata quando sono andata in vacanza 4 giorni a Palermo, perché
ne volevo uno tascabile, visto che io amo questo profumo. Ho portato solo lui. Come profumazione siamo veramente lì, cioè secondo me sono molto simili. L'unica cosa è nel dry down, quindi col passare delle ore questo si affievolisce, diciamo che diventa proprio più una vaniglia classica, anche se l'impronta vaniglia 28 rimane, però questo come lo spruzzate secondo me rimane così tutto il tempo. E un'altra cosa, per quanto io pensi che il vaniglia 28 non abbia una grandissima durata, dura di più rispetto a questo. Però c'è da dire che, cioè, per 9 euro ve lo portate in borsetta e ve lo rispruzzate durante il giorno, non cambia niente. Comunque, se cercate un buon dupe del vaniglia 28 di Caiali, io vi consiglio questo qua di Shopee, perché è veramente buono e è veramente veramente simile. Io direi che come somiglianza siamo a un 90%, che è comunque tanto. E sono super curiosa di provare quello di Divine. Se l'avete provato, fatemelo sapere. Poi sapete che comunque io ho tanti profumi di Divine che vedrete anche in questo video e che mi piacciono, quindi sono curiosa. Parlando di Divine, direi di andare con i loro profumi. Ne ho scelti 4 in un po', però questi sono proprio i miei preferiti. Allora, un profumo che uso, il profumo da tutti i giorni, è il 116, che equivale al Candy di Prada. Io amavo quel profumo, ce l'avevo. Nonostante ce l'avessi quando ero un po' più piccola e io penso che sia un profumo da più ragazza adulta, diciamo, perché è una vaniglia, però non è una vaniglia da ragazzina, quindi girly, è una vaniglia un po' pulita, un po' più adulta. Cioè sì, non è un profumo che vi fa sentire, cioè che lascia scia. È un profumo molto tranquillo, però lo dico sempre, quando ho voglia di un profumo che mi fa stare bene, ma che lo voglio solo per me, metto lui. Poi ovviamente se abbondate si sente, però di base è una vaniglia cioè un po' pulita, un po' talcata secondo me. Non lo so, veramente 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 buona, mi piace tantissimo. Dopodiché abbiamo il 947, ve ne ho parlato in mille video ormai. Questo vuole essere il dupe del Kajali di Ami Pistacchio Gelato. Questo profumo lo stanno rispetto al Vanilla 28, che penso che sia uno dei profumi più venduti di Kajali, stanno in realtà facendo tanti dupe riguardo al Pistacchio Gelato, perché anche Zara l'ha fatto, altri marchi l'hanno fatto. E io amo questo profumo rispetto al Vanilla, rispetto a quello di Kajali, ce la posso fare. È un po' meno alcolico secondo me, cioè, perché nel Kajali c'è anche il rum, io lo sento un po' nella lingua dei Kajali, che non ho, però ho provato un po' di volte il tester. Questo è proprio, io sento la freschezza del gelato al pistacchio, è dolce, è molto buono, probabilmente lo userò un po' meno in questo periodo, perché essendo che sento questa freschezza, lo riconduco più a una stagione più calda. Infatti l'ho usato abbastanza, calcolate che ho un po' di profumi, però è ottimo, cioè come dupe è veramente ottimo, mi piace tanto. Dopodiché abbiamo il 789, questo è il dupe di Arabian Stonka di Montale, e è un profumo veramente forte, raga. A me è capitato di incontrare persone che indossassero questo profumo, perché va molto, secondo me, in questo periodo. È fortissimo, ma proprio questo qua di Divine ha un'ottima scia persistenza e dura, cioè dura tanto. E questo profumo contiene zafferano, contiene la fava tonka, penso contenga anche oud, non sono sicura, rosa. È dolcissimo, è proprio super dolce, super forte. Secondo me è molto buono anche su un uomo, perché l'ho sentito anche su uomini, è veramente buono. E cioè, raga, per la persistenza, per la scia, per la durata, che ho già detto, però per la persistenza e per la scia, io ve lo consiglio tantissimo questo qua di Divine. E l'ultimo che vi mostro di Divine è l'833, che equivale al Devotion di Dolce Gabbana. Questo è un profumo pazzesco, se vi piace un dolce ai canditi. Nonostante io non ami i canditi, però prevale il limone, secondo me. Un limone, una vaniglia, è molto
Buono, io ho provato l'originale e vi posso dire che sono praticamente uguali e questo di Levine ha un'ottima persistenza, vi assicuro, e anche Shia, quindi vi consiglio assolutamente di provarlo. Passiamo agli ultimi quattro profumi che sono di Zara. Allora, vabbè, io ve lo dico sempre, ormai li nomino sempre, ma io amo questo profumo e l'altro che vi mostrerò, questo qui è Rose Gourmand, anzi... Mi sono dimenticata tra l'altro di un profumo, quindi ve ne parlo anche dopo. Scusate. Pensando all'altro, ecco, Rose Gourmand equivale a Intense Café di Montale, un po' Rose Vanille di Mancera, perché tipo io qui il caffè non lo sento. Comunque è un profumo che io amo e adoro infinitamente. È una rosa super sciroppata, super zuccherata, molto molto dolce. Ma questo profumo... C'è veramente uno dei profumi più intensi che io abbia in collezione e costa tipo 20-25 euro. Lascia veramente la scia e lo so perché l'hanno anche altre persone che conoscono e quando lo mettono si riconosce insomma questo profumo. E nulla, io ne sono innamorata, ve lo straconsiglio se vi piace il Nescafè. Poi abbiamo... Sultry Pierre di Zara, sempre, che è il dupe di La Belle di Jean Paul Gaultier, ce la posso fare. E questo profumo è pazzesco. Io amo, 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 amissimo. È una pera super vanigliata, super sexy, secondo me. Io amo questo profumo, molto spesso li metto insieme perché entrambi, secondo me, non hanno un'ottima durata. Qui neanche l'originale in realtà ha un'ottima durata, quindi li metto insieme. Io li amo e ha un ottimo dupe, secondo me, questo qui di Zara, che penso ci sia ancora, non sono sicura. Questo sue mi sta accecando. Dopodiché abbiamo Sensual Vanilla. Raga, questo dovete comprarlo. È il dupe del profumo di Billie Eilish, che non mi ricordo il nome, ma è anche ispirato a Libras di Lattafa, che io voglio comprare. All'inizio mi piaceva quel profumo, ma lo comprerò perché questa è una vaniglia, come dicevo, sensuale, che ha del cioccolato all'interno, del cacao. È super particolare, ma è anche questo ha un'ottima scia, proiezione e persistenza. Buonissimo. Se avete presente quello di Billie Eilish e vi piace, provate questo qua di Zara perché è veramente, veramente, veramente buono. Gli ultimi due di cui vi parlo sono dupe dello stesso profumo, ovvero il Baccarat Rouge. Io ho praticamente finito quasi il Red Temptation di Zara, che è uno dei dupe migliori, dicono, perché io non ho mai provato l'originale. Però vabbè, è pazzesco. È un profumo che dico sempre per me molto difficile da spiegare. È particolare, non può piacere a tutti. Si sente tanto lo zafferano. Ha un botto di note, tra l'altro, questo profumo è veramente buono, particolare, sexy, mi piace tantissimo. E ho trovato un altro dupe, tra l'altro, che amo e che vi consiglio, che pesa un botto, ed è del marchio Zimaya Noor Jazz. È un profumo arabo, guardate il pack, ve l'avevo già mostrato nell'ultimo video, però io sono ossessionata da questo pack e da questo profumo. Pazzesco, è praticamente uguale a quello di Zara. E costa di meno, non lo so, costa tipo 20 euro questo qua, 100 ml, non mi ricordo quanto costa, ma ha una pesantezza questo profumo e sono entrambi veramente simili, ma anche come durata, come persistenza, perché durano tanto entrambi. Io vi consiglio, cioè se vi capita comunque di essere da Zara, cioè di andare da Zara, vi consiglio di provare Temptation. Però invece se vi capita di fare un ordine da Oriental Dream o da altri siti dove vendono profumi arabi, io vi consiglio anche questo qua perché è pazzesco, mi piace tantissimo. Non può piacere a tutti però, quindi io vi consiglio comunque magari di provare prima quello di Zara. Così provate un attimo a capire se vi piace. Questi sono tutti i miei profumi dupe preferiti. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere magari i vostri commenti. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate per vedere anche i prossimi video. Commentate scrivendomi quali video volete vedere e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!